Fulvio Fiorin, allenatore del Milano City, insomma una gara persa nonostante una gran grinta, una grande determinazione, ha pressato molto il Milano City, però alcune macchie difensive hanno causato questa sconfitta. Ma io, il suo collega ha detto completamente il contrario, io invece sono d'accordo con lei da questo punto di vista, nel senso che il Milano City oggi è mancato un pochettino da un punto di vista di fame, di cattiveria agonistica in certe situazioni relative al possesso palla, soprattutto anche nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni che se avessimo avuto la stessa cattiveria che ha avuto e la stessa determinazione che hanno avuto i giocatori dell'Atrizium nelle due situazioni dove chiaramente sono stati due errori grossolani da parte della nostra difesa, molto probabilmente il risultato sarebbe cambiato. Noi però dobbiamo guardare, io devo guardare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della gara per valutare la mia squadra con oggettività. Quindi sicuramente dobbiamo cercare di avere più fame, di avere più cattiveria agonistica, questo senz'altro. Dobbiamo stare molto più attenti dietro, dobbiamo lavorare su alcuni principi di fase difensiva, questo senz'altro di nuovo. E però sono contento perché oggi ho valutato che nelle seconde linee ho avuto la possibilità di verificare che ho dei giocatori di qualità che possono alzare il livello e il valore del gruppo. Mi è sembrato però, insomma, che in fase offensiva non avete creato moltissimo oggi. Sì, no, no, assolutamente. Nel momento in cui dovevamo, forse verso la fine, che abbiamo avuto un paio di situazioni interessanti perché c'è stata diciamo, la volontà di essere determinanti. Nel primo tempo io mi ricordo due situazioni dove i nostri esterni hanno avuto la possibilità di puntare l'avversario oppure uno dei centrocampisti che poteva andare a attaccare la linea e non l'abbiamo fatto con determinazione. Ecco, se l'avessimo fatto in quelle situazioni probabilmente parleremo di altre situazioni viste in campo. Mi ricordo benissimo anche nel primo tempo un'azione che abbiamo sviluppato a sinistra con un traversone che ha tagliato tutta l'aria e nessuno dei miei giocatori è riuscito a infilare la porta da 2 metri, ecco. In generale, invece, qual è l'obiettivo di quest'anno della sua squadra? Ma intanto no, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo dai giocatori che abbiamo, di valorizzare i giocatori e allo stesso tempo di raggiungere il risultato massimo possibile. Ecco, noi abbiamo ambizione, al di là di quello che è l'inizio, stiamo ancora lavorando sulla rosa, stiamo ancora lavorando sulla squadra, per cui ci vorrà un attimino più di tempo, però abbiamo ambizioni comunque importanti.